Amici di Calabria in Tavola, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Oggi siamo qua per preparare il pranzo di San Giuseppe, ossia della festa del papà. Come al solito vi presento la mia famiglia, qua sulla sinistra, quasi al completo, diciamo, e sulla destra invece abbiamo la squadra degli assaggiatori ufficiali. E possiamo vedere lo zio Giuseppe, che è l'assaggiatore ufficiale, Nicolino, vice assaggiatore ufficiale. E sulla destra di Nicolino, promossa a braccio destro e non più a sinistra, il co-conduttore Totò, nonché vice assaggiatore del vice assaggiatore. Allora, amici, quello che prepariamo oggi, facciamo la classica pasta per San Giuseppe, ossia la pasta con i ceci. E mia mamma ci preparerà queste tagliatelle che sono state offerte dal pastificio Emanuele Stella, qua alla Lamezia Terme, e lo salutiamo naturalmente ad Emanuele e al suo staff, insieme con i ceci. E man mano vi spiegheremo tutta la ricetta della tradizione. Poi, per secondo, andiamo a preparare questo coniglio. Mi dispiace per i deboli di cuore, diciamo, però le persone che cucinano naturalmente sanno che il coniglio è così, anche se sono delle immagini un po' crude. Però facciamo vedere questo coniglio che verrà preparato alla cacciatora. E poi possiamo vedere le altre specialità che abbiamo qua sulla tavola. Abbiamo le classiche zeppole di San Giuseppe che sono state offerte dalla pasticceria Pino Roberto qua alla Lamezia Terme sempre. E sulla sinistra vediamo queste crispelle con lo zucchero e le classiche crispelle che sono state preparate da mia mamma. Come al solito, gli assaggiatori, prima di iniziare a gustare il tutto, dovranno carburare con qualche assaggino. Oggi abbiamo i cosiddetti guardonielli. Poi abbiamo il formaggio che è stato offerto anche questo da un nostro sponsor, il caseificio Villella e Lamezia Terme Sant'Eufemia. E in più abbiamo le olive e pomodori secchi. Quindi vi lascio alla ricetta, grazie. Amici telespettatori, eccoci giunti al primo passo della ricetta che abbiamo proposto oggi, ossia il coniglio e la cacciatora. In questa padella qua mia mamma ha messo della cipolla insieme all'olio extravergine di olivo, ha messo un peperoncino, ha messo l'alloro e ha messo l'origano. Li sta facendo soffriggere tutto il rosmarino, chiedo scusa, e le ha messe tutte quante insieme, li sta facendo soffriggere e andrà a mettere all'interno di questo soffritto il coniglio. Il coniglio, cari amici telespettatori, è stato lasciato a marinare per l'intera notte. L'intera notte insieme con aceto ed acqua. Dopo viene messa all'interno una piccola soffritta e girata, va messo l'acqua per farlo cuocere e infine andranno messi questi pomodori che abbiamo qua sulla sinistra e le olive e sarà pronto per essere consumato. Nel frattempo che il coniglio è in cottura, mia mamma andrà a mettere all'interno della pentola con il sugo del pomodoro questi ceci lessati. Prego mamma, vi ricordo che i ceci sono stati lasciati, erano dei ceci secchi che sono stati lasciati in ammollo dentro l'acqua con il sale per l'intera nottata. Dopodiché sono stati bolliti, una cottura quasi totale e vengono messi all'interno del classico sugo di pomodoro. Un bel sugo, si vede naturalmente dall'olio che mette mia mamma, olio extravergine di oliva, e la bellezza del sugo si può vedere quando è bello rosso e soprattutto si riesce a vedere quest'olio che sale in superficie, a dimostrazione che il sugo è quasi pronto.
Come possiamo ben vedere, abbiamo questo coniglio e la cacciatora in cottura. Fra una ventina di minuti circa andremo a mettere i pomodori e insieme alle olive per ultimare tutto il piatto. Qua, come si può ben vedere, il sugo del pomodoro insieme ai ceci sta bollendo. Fra 10 minuti circa andremo a mettere nell'acqua della pasta salata, andremo a mettere queste tagliatelle spezzettate per condirle insieme a questo sugo. Come possiamo ben vedere, il coniglio è in cottura. Mia mamma adesso andrà a mettere all'interno di questa padella con il coniglio a mettere il pomodoro. Se l'operatore riesce a inquadrare, facciamo vedere che sta cuocendo e viene messo tutto quanto in presa diretta. Possiamo vedere che anche il sugo con i ceci è in cottura e fra qualche minuto andremo a mettere nella pentola dell'acqua che sta bollendo le tagliatelle. Le tagliatelle, ricordiamo ai nostri amici telespettatori, nonché amiche massaie, che le tagliatelle sono fatte solo con acqua e farina e non all'uovo, solamente acqua e farina. Dopodiché verranno condite con questo sugo qua, ma nel frattempo che lasciamo queste preparazioni in cottura andiamo a vedere i nostri amici assaggiatori ufficiali che stanno iniziando già a degustare il classico spizzicariello. Ed eccoci qua al tavolo degli assaggiatori ufficiali. Il nostro Nicolino sta iniziando a tagliare il pane, solo per lo stuzzichino, diciamo mezzo chilo, per non appesantirsi troppo. Fa questo pane qua e lo consumerà insieme ai pomodori seccati, insieme a questa giardiniera, insieme alle olive e al formaggio. Come possiamo vedere qua sulla sinistra ci sono i cosiddetti ceci cunzati, ossia sono dei ceci lessi che mia mamma li ha conditi con olio extravergine di oliva, aglio e pipazzo, insieme all'origano. Il pipazzo è il pomodoro fresco che viene essiccato e dopodiché viene sminuzzato e frantumato. Nel frattempo che la squadra degli assaggiatori stanno sgranocchiando, stanno mangiando, stanno assaggiando, stanno degustando questa specie di antipasto, il cosiddetto stuzzicariello, spizzicariello pure, mia mamma mette la pasta. Ricordiamo la pasta con acqua e farina, delle tagliatelle fatte con acqua e farina, offerto dal pastificio Emanuele Stella alla Mezzia Terme Sambiase. Quindi dopodiché verrà scolata questa pasta e condita con il classico sugo di pomodoro e ceci. Questo per ricordare la tradizione della festa di San Giuseppe, ossia la festa del papà del 19 marzo. Nel frattempo il coniglio è giunto quasi a cottura ultimata. È una danza che dà origine sull'isola di Ponza, dove senza. Ed eccoci giunti all'ultimo atto per quanto riguarda la pasta di San Giuseppe, ossia le tagliatelle fatte in casa con il sugo dei ceci. E allora, mia mamma ha scolato la pasta. È molto importante lasciare un po' di acqua di cottura della pasta in modo che nel momento in cui andiamo a mettere questo sugo, è un sugo molto liquido perché lasciamo in cottura ancora per altri 5 minuti circa questa pasta
insieme al sugo dei ceci. Quindi necessita che sia un sugo molto più liquido, in quanto si deve addensare man mano che continua la cottura. Nel frattempo che il sugo sta cuocendo, come possiamo vedere insieme alla pasta, mia mamma va ad ultimare questa preparazione del coniglio al cacciatore con il penultimo tocco, diciamo che è quello delle olive nere infornate. Queste olive qua le lasceremo con il sugo per 5 minuti, in quanto vanno messe all'ultimo, diciamo, perché altrimenti scaricherebbero tutto quel nero che c'hanno. Il tocco finale di questa preparazione è quello di mettere l'origano. L'origano va messo anche a cottura quasi ultimata, in quanto con una cottura superiore darebbe quel retrogusto amaro che non è gradito al palato. Ed eccoci giunti finalmente al momento dell'assaggio. Come possiamo vedere, è pronta questa pasta e ceci. Queste tagliatelle, ricordo, tagliatelle acqua e farina fatte in casa, ma in questo caso sono state fatte dall'amico Emanuele Stella, con il sugo di ceci e pomodoro. Possiamo vedere che sono fumanti. Adesso lo zio Giuseppe, insieme a Nicolino e a Totò, faranno una buona spruzzata di formaggio pecorino stagionato su questa pasta qua, dopodiché saranno pronti a consumarla. Però il tutto prima di iniziare a degustare questo splendido piatto della tradizione calabrese, la pasta e ceci, ricordiamo che l'abbiamo preparata proprio per ricordare la tradizione della festa del papà, la festa di San Giuseppe, i nostri amici ci daranno il loro giudizio, però prima di iniziare il tutto a degustare bisogna un attimino fare uno sciacquo della bocca con un poco di vino dello zio Giuseppe, giusto zio Giuseppe? Facciamo gli auguri a tutti i papà del mondo, eh! Cari amici telespettatori, la nostra squadra degli assaggiatori ufficiali hanno appena terminato il primo piatto, la pasta e ceci, e adesso si accingono a degustare questa seconda portata, ossia il coniglio alla cacciatora, classico coniglio alla cacciatora con pomodoro, olive, cipolla, alloro e origano. Uffa, uffa. La dieta tu devi fare, se non vuoi più ingrassare, devi provare a mangiare. Come possiamo vedere, il terzo pane sta per partire. Il nostro Nicolino è alle prese con il coltello del maiale, ossia scannatore, che sta tagliando questo pane per degustare il coniglio e la cacciatore, ma soprattutto per fare la scarpetta. Giusto, Nicolino? Giustissimo. Ok, lo zio Giuseppe è già iniziato a mangiare il tutto. Come possiamo vedere, quasi agli sgoccioli, mentre Nicola invece in questo momento si accinge ad assaggiarlo. Per noi questa qua è come una maratona. Nell'ambito sportivo le maratone durano diverse ore, ma sono per quanto riguarda lo sport. Per noi il nostro sport è quello di fare mangiare questa squadra, la squadra di Calabrentavola, la squadra degli assaggiatori ufficiali. Uffa, uffa. La dieta tu devi fare, Uffa, se uffa. non vuoi più ingrassare, Uffa, uffa. devi provare a mangiare Uffa, uffa. verdure e pane integrale, Uffa, uffa. devi mangiare brodini Uffa, uffa. insieme a due pavesini, Uffa, uffa. insalatine e grisini, Uffa, uffa. salatine e friulini. A me mi piace Uffa, magna, uffa. sfogliatella, panzarotte Uffa, uffa. pure prima che mi vaga cucca, Uffa, uffa. prendo il latte e spugno baccalà. Ma ti ricordi quando uscivi con me? Al Uffa, uffa. ristorante tu mangiavi per tre. Uffa, uffa. Ogni minuto penso sempre a magna. Uffa, uffa. Se ti accorto che può pure schiattare. Bella, ma che ci vuoi a fa dieta? Levatananza mo becchia.
uffa, uffa. Ma se ti viene una crisi, ma magna sei ballerisa. Uffa, uffa. Si viene a meno in decoscia, ma faccio nuova filoscia. Uffa, uffa. E poi non sbattere in terra, ma magna trippa gaia guerra. Uffa, uffa. Se poi ti senti male. Ed eccoci giunti alla conclusione della maratona di Calabria in tavola. Questa volta chiudiamo non con i dolci dello zio Salvatore, in quanto sono stati offerti dal nostro amico Pino Ruberto queste zeppole di San Giuseppe, in parte fritte e in parte al forno. Chiudiamo invece con le crispelle con lo zucchero che ha preparato mia mamma, e nel lasciarvi, nell'augurare a tutti i papà d'Italia e del mondo un buon San Giuseppe a tutti quanti, gli amici di Calabria in tavola vi lasciano e vi invitano alla prossima puntata. Ciao!